Wey! Bella a tutti ragazzi e benvenuti! Ad un mio nuovo video, io sono Xyuder e ragazzi, anche oggi abbiamo un sacco di novità e di roba da vedere per quello che riguarda il futuro di Fortnite e soprattutto i prossimi giorni, gli ultimi che ci porteranno al termine della season il 27 agosto. Vedremo dettagli sull'evento, vedremo di nuovo dettagli sul comic, sul comic book, arriveranno le nuove skin e tante cose un po' nascoste nel game. Prima però volevo ringraziare. Tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator Xiuderone. Grazie mille, ragazzi, per il vostro sostegno. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e, soprattutto, di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news. E allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è ovviamente una piccola eh, rinfrescata su quello che sta per accadere. Alcuni utenti su PS4 hanno nella lobby dei, eh, dei personaggi del pass battaglia, a sinistra, a destra il comic book, che arriva, ragazzi, in relazione all'evento di Thor. Noi abbiamo visto già la skin, ovviamente il John vestito super figo, quello ciccione con le ciabatte, ma sappiamo ragazzi che ancora ci sarà da trovare in game il comic book che quindi apparirà nella pre-lobby e che potrà essere sfogliato per poter probabilmente capire la storyline, anche perché sapete che si è aperto in mezzo al cielo un rift, non sarà l'unico, anzi, anzi, voglio già farvi vedere qualcosa, guardate come si Presenterà il Rift numero 2 collegato al Rift che già abbiamo visto. Eccolo qua, come vedete, ragazzi, la posizione del Rift numero 2 sarà esattamente vicino, anzi sopra Gatto Grill, ancora non è possibile vederlo in game ma lo vedremo in questo modo e tutti gli eh, i nostalgici, i vecchioni di Fortnite si ricorderanno sicuramente Season 4, Season 5 i rift apparirono per la prima volta, quando appaiono dei rift così in game è molto probabile che la season sia quindi a tema spaziale perché già sappiamo qual è la funzione, è quella di aprire proprio uno squadro Temporale ed abbiamo visto di tutto uscire dai Rift, abbiamo visto le ancore, abbiamo visto uscire direttamente delle città, abbiamo visto uscire dai Rift anche dei personaggi. Insomma, ragazzi, tanta tanta roba sta per arrivare. Un piccolo aneddoto era quello che vi ho appena fatto vedere. Tra l'altro, mi correggo con quello che avevo detto qualche giorno fa su un altro video news. Il Rift, quello presente adesso, quello sopra, a ehm, come si dice. Borgo Bislacco, no, lì siamo, lì siamo sopra Foresta Fregnanti, insomma, in quel posto che c'è tra Foresta e Borgo Bislacco rimane, ma non è detto che sia lì che apparirà la nuova location, perché vi ricordo che c'è tutto il discorso High Tower, quindi il nome utilizzato nei file di gioco per determinare l'evento di questa season, non se ne sta parlando tantissimo perché non è ancora molto chiaro, visto che comunque con tutti questi veicoli ci siamo un pochettino persi via. Una Buona posizione, appunto è quella che vi sto facendo vedere in questo momento, lì appare il Rift, forse verrà utilizzata questa montagna. Ovviamente, ragazzi, staremo a vedere. Vi ricordo anche una cosa che è presente nei file di gioco e che ci fa capire che siamo collegati ehm, con i supereroi e sono ragazzi 7 Crateri quali vediamo veramente meglio: non è più un'immagine statica, ma sono proprio i crateri in 3D che ancora non sono presenti in game. Le rune che si vedono su ogni cratere luminose fanno molto ricordare le rune, quelle del Bifrost, ragazzi. Quindi sicuramente Thor c'entrerà qualcosa, appena saprò qualcosa, lo saprete anche voi. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché è una cosa davvero importante, stiamo tutti aspettando la nuova LTM. È vero che abbiamo visto una rotation di nuove, qualche giorno fa c'era dentro Colpo Secco, se non ricordo male, in coppia, e insieme ad un'altra LTM, ma sta per arrivare una modalità a tempo limitato dedicata esclusivamente all'utilizzo dei veicoli, anzi all'utilizzo del taxi. Infatti sappiamo che si chiamerà Taxi LTM e le icone che state vedendo lì sotto sono queste, fare Pick Up, Fair Drop Off. Compass e Stars. Quelle stelle lì sono veramente molto molto curiose. Avevamo già parlato di questa LTM e vi ricordo che praticamente noi dovremo collezionare in un'area ristretta delle stelle per poter andare avanti. Sappiamo anche che non saremo gli unici a guidare il taxi, ma ci saranno dei bot e quelle skin che vi sto facendo vedere lì sotto sono quelle dedicate appunto ai bot che verranno utilizzati. Tra l'altro ci dice the nitro version of the taxi will have different effects while boosting and the cub signs of the car will be glowing. Praticamente, ragazzi, quando utilizzeremo il boost, il nitro per far andare più veloce la macchina, il colore sarà diverso e l'insegna. Sul tetto del taxi sarà luminosa. Abbiamo anche le immagini direttamente dai file di gioco di quelle che sono eh, le stelline e le frecce. Allora, qua torno veramente di vent'anni indietro: molti di voi non sanno neanche di cosa sto parlando, ma chi se lo ricorda, ta Crazy Taxi? Crazy Taxi esce per Sega Saturn, siamo a metà degli anni 90, poi arriva anche su Playstation e anche su PC Crazy Taxi utilizzava queste icone, cioè tu dovevi guidare veramente un taxi andando in giro per una città e fermare i passanti, o meglio quelli che ti chiedevano un, eh, un passaggio, portarli a destinazione c'era questa grande freccia che è identica e le stelle erano dei bonus quindi ragazzi, tanta roba, sicuramente un omaggio, abbiamo anche degli dei bonus extra per le LTM: landing tricks, not taking damage, quindi non prendiamo danno, driving off-road, driving at speed, insomma un sacco di cose in più che se le facciamo con il taxi ci danno appunto dei punti extra. Staremo a vedere se in queste LTM ci saranno delle ricompense che non saranno esclusivamente quelle delle legacy. E andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio, voglio parlarvi un secondo di quello che sta succedendo a Foschi Fumaioli. Per tutti quelli che hanno visto il mio ultimo video news, abbiamo notato che a Foschi Fumaioli no sfumaioli, no, a Foschi Fumaioli, sotto un edificio è presente dalla patch 13.40 una stanza segreta dove c'è questa specie di valigia arancione con sopra questo triangolo. La cosa veramente curiosa è che l'audio, l'effetto sonoro che si sente quando ci si avvicina è molto simile agli effetti che hanno proiettato nell'anteprima del Party Royal di Tenet. Vi ricordo ragazzi, Tenet è un film che deve uscire a fine agosto, il 26 agosto per la precisione, quello diretto da Christopher Nolan. Un, ehm, un film che è veramente avvolto da un grande mistero perché pochissimi sanno la trama e non è neanche pubblica. Però volevo farvi sentire i file audio e chi si ricorda l'evento non potrà che darmi ragione. thank okay. you Ora noi ragazzi non sappiamo esattamente quale sarà il nesso tra quello strano oggetto e Foschi Fumaioli o comunque tutta la mappa di Fortnite. Sono certo che magari lo scopriremo andando avanti. Tra l'altro forse non a caso il film esce il 26 agosto e la season finisce il 27. Non lo so. E chiudiamo ragazzi l'argomento di oggi perché volevo semplicemente se riesco a riprendermi, oddio ho perso tutto, eccoci qua, volevo semplicemente ricordarvi che sta per arrivare il nuovo bundle. La ragazza quella sui pattini a rotelle. Dovrei avere uno spezzone super fast del video da farvi vedere prima di salutarvi. Intanto, vediamo, ragazzi, i pugni di Hulk. Che vi ricordo, sono disponibili completando la beta, ed eccola qua, ragazzi: free wheeling davvero molto molto carina, con tre stili. Arriverà, ragazzi in un eh, bundle dedicato. Perché saranno disponibili anche dei V-Bucks. Questo mi fa pensare che potrebbe costare 9.90, anche perché ha tre stili personalizzabili e un emote dedicata. Davvero molto carino insieme anche ovviamente al piccone e al backpack. Insomma, ragazzi, tanta roba sta per arrivare su Fortnite, ma siamo tutti in attesa di capire quale e se ci sarà l'evento che concluderà questa Season 3 che magicamente sembra terminare nel Corretto, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, non dimenticate di lasciare un bel pollice in su. Iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su Twitch. Ciao.